Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulla mozione di fiducia Duva e Molteni numero 100006. Presenti 621, votanti 586, astenuti 35, maggioranza 294, hanno votato sì 350, hanno votato no 236. La Camera approva. C'è stata un po' di bagarre in aula quando si è nominato il conflitto di interessi. Bisogna abituarsi alla Terza Repubblica che affronterà anche degli argomenti scomodi. Mi ha colpito molto che le due opposizioni che si definiscono opposizioni poi alla fine si spalleggiano a vicenda proprio su temi importanti che l'Italia aspetta da 30 anni e bisogna pur farli. Nessuno vuol disconoscere quel che è stato fatto dal governo uscente sul punto. E nessuno si permetterà mai di disconoscere quello che hanno fatto gli esecutivi pregressi. Dobbiamo lavorare tutti uniti e se anzi mi consentite vorrei qui ricollegarmi al ringraziamento per il Presidente Mattarella, perché una delle cose che più mi ha addolorato nei giorni scorsi è stato quando c'è stato un attacco alla memoria di un suo congiunto sui social, adesso non ricordo esattamente, e su questo veramente è stata una cosa che mi è dispiaciuta. E noi dobbiamo dire grazie alla fermezza e alla saggezza del Presidente Mattarella. Signor Presidente del Consiglio, si chiamava Pier Santi, si chiamava Pier Santi. Una campagna elettorale all'insegna di meno tasse per tutti, gli aumenti IVA pari nel 2019 a circa 200 euro a testa per ogni italiano finirebbero per essere una beffa oltre che la fine certa delle già modeste prospettive di ripresa. Ovviamente abbiamo creato un contratto in due settimane perché avevamo giustamente l'urgenza di dare un governo a questo Paese, ma in quel contratto ci sono delle linee di indirizzo che danno lavoro ad una legislatura per 5 anni. Alcune cose, come vi ho detto, si possono fare a costo zero, alcune cose vanno fermate subito. Io ho scelto l'Assemblea di Confcommercio per dare la mia parola e la parola di questo governo agli italiani che l'IVA non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate.